è andata a Fabio Foglia l'edizione numero 2019 del Cavallino d'Oro, arrivato alla 62esima edizione e che premia il miglior giocatore amaranto secondo la giuria del quartiere di Porta Santo Spirito, presieduta da Francesco Ciardi, Fabio Barberini e Stefano Turchi. Il centrocampista amaranto, raggiungendo la media voto di 8,17, si è aggiudicato il trofeo. Al secondo posto Matteo Brunori con 7,33 e Agnello Cutolo con 6,33. La serata è stata anche l'occasione per avvicinarci al clima dell'attesissimo debutto nell'Arezzo nei playoff dal secondo turno, mercoledì prossimo. Sono molto contento, un premio storico, mi fa piacere averlo vinto, essere premiato insomma in questa annata che deve ancora finire, però già mi ha dato tante soddisfazioni. Avete cominciato che nessuno vi dava da favoriti e poi questo risultato eccezionale è anche un risultato del gruppo. Sì, sicuramente il gruppo è sempre stato fantastico fin dall'inizio, il mister ci ha guidato verso questa rincorsa e abbiamo fatto un buon campionato, penso sopra le aspettative, però adesso viene il bello, insomma, vogliamo essere pronti. Una bella galoppata la tua, credo che ciascuno sarebbe assolutamente soddisfatto di se stesso. Sì, però come ti ho detto abbiamo ancora, spero, tante partite per continuare a dimostrare di aver meritato anche questo premio. Senti, ti avessero detto che avresti giocato i playoff alla fine del campionato, ci avresti creduto all'inizio? Ma io ci speravo come penso tutti, però diciamo che il risultato è un po' inaspettato, poi col quarto posto ecco, ci riempie di gioia e ci dà una spinta ancora per fare meglio. Che cosa ti aspetti da queste partite? Giocate alla morte? Ma sì, i playoff sono una lotteria, però penso che chi ha più fame alla fine vince. Dopo quello che ha fatto il Liverpool col Barcellona potrebbe farne uguale noi. Sì, noi ci speriamo e speriamo di arrivare fino in fondo.